Si è tenuto presso la sede dell'Associazione Italiana Allenatori Calabria di Santa Caterina dello Ionio un corso di aggiornamento Basic Life Support Defibrillation, un corso teorico-pratico sull'utilizzo delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base con uso del defibrillatore, sulle principali nozioni di primo soccorso e sulla disostruzione da corpo esterno. Sentiamo le interviste di Franco Laganà. Sì, intanto diciamo che è il secondo corso che facciamo qui nella nostra sede, o meglio il terzo perché nel primo abbiamo fatto due sedute, mattina e pomeridiana. Oggi siamo qui quindi a rifare questo corso per cercare di dare quelle nozioni, per abilitare all'utilizzo del defibrillatore le persone che hanno chiesto di partecipare a questo corso. Ovviamente non ci sono soltanto allenatori, ci sono anche persone della società civile che ci hanno chiesto di poter partecipare e come noi abbiamo sempre ribadito su input del nostro Presidente nazionale, questa è una sede aperta al sociale, aperta alle iniziative per chiunque voglia utilizzarla. Abbiamo notizie che dal 1° gennaio il defibrillatore dovrà essere presente in tutti gli stadi italiani, in tutte le sedi dove si fa attività sportiva. Speriamo che sia effettiva questa data perché siamo già al terzo rinvio, perché forse non si comprende fino in fondo l'importanza di avere un ambiente cardioprotetto laddove si fa sport. Credo che, spero che dal 1° gennaio entri in vigore questa normativa che obbliga i titolari degli impianti a fornire i defibrillatori e alle società che usufruiscono di quell'impianto ad avere il personale abilitato con regolare corso come quello di stasera. Prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti, stiamo programmando per giorno 22 di novembre un corso di aggiornamento obbligatorio che si terrà al Centro Tecnico Federale di Catanzaro di primo livello, di primo modulo, e il giorno successivo, ovvero sia il 23 di novembre, avremo qui il piacere e l'onore di ospitare l'allenatore del Crotone Calcio, Davide Nicola, col suo staff, che verrà a fare un incontro di dibattito con gli allenatori calabresi. Ovviamente questo incontro è aperto al pubblico. Il dottor Fabio Foti, istruttore, per insegnare e far capire meglio la funzione del defibrillatore. Sì, si tratta di corsi molto semplici della durata di 5 ore, chiunque ci può parteciparvi, soprattutto personale non sanitario, in poche ore si impara a salvare una vita. Quali sono le caratteristiche per essere presente e fare intervenire le persone utilizzando il defibrillatore per salvare delle persone? Fondamentalmente basta avere una coscienza civica, voglia di imparare, qualcosa che purtroppo a scuola non ci è stato insegnato e ripeto, con una piccola applicazione c'è la possibilità di usare il defibrillatore che è una macchina semplicissima, e questo può permettere di salvare una vita, ma non soltanto questo, si impara anche a disostruire un corpo estraneo, come impedire che un lattante, un bambino o un adulto possano soffocarsi con un pezzo di carne, una polpettina oppure addirittura anche un pezzettino di mozzarella. Quindi qualunque cosa può essere disostruita con delle semplici tecniche. Nei giorni scorsi si è svolto un corso della Croce Rossa a Badolato. L'istruttrice ha evidenziato che se si interviene nei primi 5 minuti si può salvare perché poi non arriva più sangue al cervello. Sì, questo è il motivo fondamentale per cui si fanno questi corsi, dare consapevolezza a chiunque che nel caso ci si trovasse a soccorrere una persona che non è cosciente e non respira, intervenire nei primi 5 minuti è assolutamente salvifico. Si inizia il messaggio cardiaco in maniera precoce, si consegnerà al 118 una persona ancora viva.